convegno è stato sicuramente un convegno interessante, c'è l'internazionalizzazione delle aziende, si è parlato moltissimo, io sono un enologo e sono molto legato al vino, si è parlato moltissimo anche del ruolo che può avere il turismo legato al vino, ai sapori, io sono anche presidente dell'associazione Strada del Vino e Sapori. E noi dobbiamo entrare comunque nella logica che dobbiamo sì produrre, però dobbiamo anche relazionarci fra di noi, creare dei momenti di approfondimento per far sì che tutti i settori possano in qualche modo comunicare assieme e poi trasmettere fuori, all'estero, tutto quello che noi facciamo. Però prima di tutto quello che credo io sia importante e la Strada del Vino e Sapori sta facendo è quello di organizzarsi bene sul territorio in modo tale che siamo pronti a rispondere alle esigenze del consumatore, un consumatore che è sempre più così aperto a nuove esperienze e che vuole conoscere le persone, che vuole conoscere il territorio, vuole arrivare in Friuli e parlare di tutto, quindi anche della cultura, eccetera. Comunque, alla base di tutto, noi dobbiamo essere pronti a comunicare al meglio tutte le nostre belle cose che produciamo nella nostra bella regione.